Vediamo ora la questione della velocità della luce. La luce, quando avanza, percorre da un punto una sfera. Questo è un raggio di luce e questa è la sfera che, a mano che la luce avanza, diventa una superficie più vasta e la luce deve coprire una superficie più vasta. L'effetto di questo espandersi del raggio di luce determina una legge generale che fa sì che l'effetto della luce o del magnetismo è inverso al quadrato della distanza. Ora, se la distanza è 10, il quadrato della distanza è 10 al quadrato, l'inverso è un centesimo. Per quale motivo? Perché se la luce, mentre avanza di 10, si espande di 10 anche in questo fronte, dopo 10 metri la luce si sarà espansa su un fronte 10x10. Quindi, se qui era un metro quadrato, qui avremo 100 metri quadrati e un metro quadrato qui avrà una intensità pari a un centesimo. Questa legge generale è la legge generale dell'elettromagnetismo. Di conseguenza, tutta la storia legata alla velocità della luce è condizionata da questo che vi sto dicendo, al punto che noi abbiamo che il volume prodotto dipende dal raggio in funzione cubica. Il volume di una sfera dipende dal raggio elevato al cubo, poi c'è pi greco e poi c'è 4/3. Questo è il volume della sfera. Se la luce deve riempire un volume, è legata al raggio in funzione cubica, quindi non è legata da una funzione lineare. Il raggio è solo una direzione all'interno di questo valore cubico. Qual è la conseguenza generale di questo fenomeno? È che la luce che riempie un cubo, quanto è questo cubo? È un lato, un altro lato e forma un quadrato nei primi due lati e poi c'è il terzo lato che forma praticamente il cubo di luce. Lato per lato per lato determina il volume, quindi la forma del volume è lato al cubo. Qual è la conseguenza di questo fenomeno? È che se noi prendiamo il lato 10, il volume è 10 al cubo. È evidente. Che conseguenza abbiamo noi in relazione alla luce? Che la dimensione 3 del riferimento cui fu fissato il volume non è stata la dimensione intera, perché il volume di riferimento in base al quale è stato fissato il metro è stato proprio il volume della Terra. La Terra, il meridiano terrestre, fu fissato come 4, perché il primo quadrante retto, questo,
fu fissato come tempo. Gli altri tre, 1, 2 e 3, furono fissati come spazio. Quindi una linea che fosse comprensiva di tempo-spazio. Questo sia nel meridiano, sia nella rotazione dell'equatore. Ora, posto 4, la dimensione dello spazio era 3. Ma in che modo fu fissato in relazione alla dimensione reale? Con riferimento a un valore totale che vedesse il 3 su base 10. Ma all'interno di un valore totale che fosse per 10 elevato a 7, perché 10 elevato a 3, tutto il volume, moltiplicato 10 elevato a 7, era l'unità totale data da 10 elevato a 10. Quindi fu deciso che, dando numero a questo valore assoluto di 10 elevato a 7 e considerando le tre linee di questa potenza 10 al cubo, perché l'indice della potenza 10 al cubo indica una linea, anzi le tre linee di lato per lato per lato. Questo 3 sono tre lati che si moltiplicano tra di loro. Quindi se noi assegniamo tre lunghezze a questo valore, il valore giusto giusto che sta dentro 10 elevato a 10 è 10 alla 7. 10 alla 7 è 10 milioni. Quindi 10 milioni per 3 sono 30 milioni. E quindi il riferimento spaziale del meridiano terrestre fu fissato in 30 milioni di metri, ossia tre quarti di quelli che componevano l'intera lunghezza del meridiano. Quando noi consideriamo che questo sia un volume, perché sono metri di lunghezza, ma anche un metro quadrato di fronte, tanto che il numero sia sempre quello, 30 milioni di metri cubi, perché il lato frontale è un metro quadrato e metri in lunghezza per metro quadrato fa metro cubo, 30 milioni di metri cubi è la presenza unitaria. Una presenza unitaria. La legge generale che regola tutte le presenze unitarie è che giacciono nel ciclo di 10. Quindi anche 30 milioni di metri cubi doveva giacere nel ciclo di 10 ed essere quindi un ciclo di 10 per 30 milioni, ossia 300 milioni di metri cubi. Ecco, questo è il valore della Terra tenendo conto di tutti i valori di riferimento che noi abbiamo in relazione a una lunghezza totale che esprima lo spazio-tempo, in relazione a un ciclo 10 e in relazione al fatto che 10 elevato a 10 è dato da 10 elevato al cubo per 10 elevato a 7. 10 elevato a 7 è 10 milioni, per tre linee sono 30 milioni. 30 milioni di metri cubi, 30 milioni di metri cubi nel ciclo 10 sono 300 milioni di metri cubi al secondo. Questa è la velocità assoluta della presenza della massa terrestre. Ora, se l'elettromagnetismo è una cosa sola, ossia la componente magnetica è uguale a quella elettrica, dato come fu impostato il metro che portò a questi valori,
noi dobbiamo ancora riconoscere che anche l'espansione della velocità assoluta deve riguardare un volume di 300 milioni di metri cubi, quando si riferisce per un secondo, che è il ciclo intero 10, di 10 decimi di secondo. Ecco, fissato questo, ora cerchiamo di occuparci della velocità della luce per quanto è giudicata oggi dalla nostra scienza, che ne sa mica tanto in relazione alla velocità della luce. Intanto considera che sia quella del raggio e non considera minimamente l'espansione laterale che esiste, e che se la considerassimo sarebbero 300 milioni di metri cubi, i quali 300 milioni di metri cubi fissati a un metro quadrato, in modo che avanzino tutto, avanzerebbero di 300 milioni di metri se non si espandesse il metro quadrato. Ma visto che il metro quadrato si espande, avanza meno, perché la cubatura è quella lì. Ora cerchiamo di capire per quale motivo la velocità della luce non risulta 300 milioni di metri cubi, ma soltanto 299 e rotti. Facciamo un po' un calcolo. Abbiamo da una parte i 300 milioni che dovremmo avere, dall'altra la velocità attuale, 299, 792, 458. Questa è la velocità della luce nel vuoto. Mancano, lo so a memoria, 207.542 metri. Infatti 2, 8, 10, 5, 4, 9, 1, 10, 5, 4, 9, 1, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 2, 1, 3. Manca questa cifra qui. E che cos'è? Questa è l'unità dell'elettromagnetismo. Perché quando noi misuriamo un fenomeno elettromagnetico, con cosa lo misuriamo? Con l'unità dell'elettromagnetismo. E l'unità dell'elettromagnetismo da che cosa è composto? Dal lato elettrico e dal lato magnetico. Il ciclo totale di tutti e due è 10 elevato a 10. Poiché sono due, ciascuno è 10 elevato a 5. 10 elevato a 5 per 10 elevato a 5. 10 elevato a 5 per 10 elevato a 5 uguale a 10 elevato a 10. Quindi 100.000 è la parte elettrica e 100.000 è la parte magnetica, e sono questo 200.000 che vediamo qua. Quindi abbiamo avuto una ragione intanto del 207.000, del 200.000. Andiamo avanti, vediamo un po'. Che cosa abbiamo? Abbiamo il volume. Il volume totale è 10 al cubo. Di quanto deve avanzare? Di 10 alla 7 per essere 10 alla 10. Giusto? Benissimo. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo che se questo è l'avanzamento su tre linee, e questo si chiama 10 milioni, cioè, scusatemi, questo è quello che avanza, cioè 1000, deve avanzare sulle sette linee, perché? Perché sono sette le linee, lo rivela questo calcolo, quindi 1000 in sette linee sono 7000, ed ecco una ragione di questo 7000.
vediamo la ragione, di 540. L'intensità unitaria della luce, la candela, è 540 per 10 alla 12 Hz. Ma 540 sono riferite a questo valore, a questo ciclo. Noi dobbiamo riferirci al ciclo unitario dei metri, quindi non a questo valore, ma ai metri. E quindi abbiamo che 540 metri sono qui dentro, la componente dell'intensità unitaria della luce. E finora abbiamo dato una spiegazione a tutto questo numero, tranne il 2, ma tutto questo numero è una linea. Il 2 è il metro quadrato che rende la linea volume. E poiché stiamo misurando tutto in linea, un metro quadrato è un metro più un metro, e sono gli ultimi due metri che mancano qui dentro. Quindi abbiamo chiarito che questo numero di metri è l'unità del magnetismo. Cosa significa? Che un metro è uguale a uno di questi, è uno di 207.542. Questo è un metro, e ce ne vogliono 207.542 per avere l'unità elettromagnetica, perché 207.542 diviso 207.542 è l'unità dell'elettromagnetismo. Perché se noi calcoliamo solo l'unità del metro, non è quello, è un 207.542. Quindi abbiamo chiarito che quel valore qui è l'unità elettromagnetica espressa in metri, che sono il valore inverso di questo numero. La prova ci risulta quando dividiamo 300 milioni per 207.000 in modo da calcolare che cosa? Il valore unitario, perché se questa è l'unità, vediamo qual è il valore unitario del rapporto tra 300 milioni e la sua unità, perché l'unità è quanto divide un valore totale per un valore di denominatore. Quando facciamo questo calcolo, veniamo a ottenere che da 300 milioni diviso 207.000 risulta 1 più 1444,90,55,131,00 fino alla dimensione atomica. Questo è il numero esatto fino alla dimensione atomica ottenuto da 300 milioni diviso 207.000. Ognuno di questi metri qui, ognuno, ha questo valore qui. Quando noi andiamo a dividere non 300 milioni, ma 299 milioni, ossia quella che è ritenuta la velocità della luce, quella del raggio, per questo valore qui, otteniamo 0 più lo stesso numero, uguale. Questo stesso numero qui, quindi questo stesso numero qui riguarda il risultato di tutti e due diviso per questo, con questa differenza che quando divide questo ce n'è uno in più e quando divide questo non ce n'è nessuno in più. Quindi questo valore qui è esattamente questo diviso questo, ossia la velocità della luce divisa questa unità. E che valore significa questo? Questo è
il valore di tutti i vincoli che noi abbiamo. I vincoli che noi abbiamo sono 10 al cubo, 10 al cubo 1000 sono tutte le masse ed è questo 1000 qui. Poi abbiamo il vincolo, questo 444,4 sono la realtà che il numero vale 3 più 1 e che vale in tre cifre di spazio, ossia maggiori di 1, e in una cifra di tempo decimale. 444,4 sono le quattro dimensioni della realtà, 4 in numero e divise in spazio e in tempo. Poi c'è 90. 90 è espresso, come vedete, alla dimensione millesima della massa e è tutta l'energia del ciclo 10 che esiste nella superficie 100. Tutto il movimento di 10 nella superficie 100 è 90 e 90 è tutta l'energia di movimento. Poi c'è 5 alla dimensione 10 alla meno 4, che è la dimensione unitaria della realtà, ed è la quantità 5 elettrica alla dimensione reale. Poi c'è la quantità 5 magnetica alla dimensione giusta, 10 alla meno 5. Quindi questo 55 è l'elettromagnetismo. Uno si presenta 10 volte maggiore dell'altro perché uno è prima dell'altro nella visione elettromagnetica. Poi abbiamo 1 alla dimensione 10 alla meno 6, che è quella dello spazio complesso, 10 al cubo per 10 al cubo. Quindi è l'unità dello spazio complesso. Poi c'è il 3 alla dimensione 10 alla 7, ed è giusto che 3 esista alla dimensione 10 alla meno 7, perché abbiamo visto che il 3 e il 7 sono valori complementari nel ciclo 10. Infine abbiamo questo valore che è all'unità 10 alla meno 8 e che è l'unità legata alla dimensione 10 alla meno 8 della luce. Poi abbiamo nulla, 0, 0 fino alla dimensione atomica. Questa quantità la possiamo valutare anche a partire dalla dimensione atomica. E allora abbiamo 100 come tutta l'area assoluta, 10 per 10. Abbiamo 3000 come tutto lo spazio, 1000 nelle tre linee X, Y, Z. E poi abbiamo 10.000 come tutta la realtà atomica. Ecco, vedete, questo numero è esattamente il vincolo unitario di ogni metro. Ogni metro ha questo vincolo unitario. Quindi, signori miei, io vi ho dimostrato con i numeri alla mano per quale motivo la luce non ha questo, ma questo. Perché da questo numero è stato tolto il valore unitario per misurare il residuo. 299 è solo lo spazio residuo, considerati i primi questi, come la quantità di metri necessari a fissare il valore dell'unità. Quindi questo indica quante volte, e il quante volte, come vedete, dipende dal vincolo. Ora vediamo un po' un'ultima cosa. Vediamo che cosa succede quando noi dividiamo questo valore qui. 300 diviso 299. Che cosa abbiamo? Abbiamo un valore che è 1,00069
22 855 fino alla dimensione atomica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Che cosa è questo valore? Se questa è una cubatura, perché sono 300 milioni di metri cubi che avanzano in linea, avendo un fronte ideale di un metro quadrato che non si deforma, che non si apre, mentre questo qui è solo l'avanzamento relativo in linea, misurato oggi, quando noi andiamo a dividere un volume per una linea, otteniamo metri quadrati, e questi sono metri quadrati. Se questi sono metri cubi, e questi sono metri. Allora, cosa significa? Che questa è la sezione media in metri quadrati. E abbiamo che abbiamo un'area unitaria in spazio, perché è un metro quadrato. Quindi abbiamo tutto lo spazio unitario di un metro quadrato. E poi abbiamo un tempo dell'unità dato da 0,00692855 metri quadrati. Abbiamo un valore ennesimo dell'unità come tempo. Cosa significa? Che è tempo unitario. Questo è il tempo unitario, ossia esiste un valore che chiamiamo x, che elevato a meno 1 determina la base di questo tempo unitario. Quando noi troviamo questa base, otteniamo che il valore di questa base è esattamente quello che avevamo ottenuto in precedenza, ossia 1,444,4,90,55,131 elevato a meno 1. Significa che 1 diviso per questo è uguale a 0,0069. Cosa significa allora? Che questa è la base dei vincoli che sono il tempo dato dalla potenza negativa meno 1, mentre invece lo spazio è dato dalla potenza più 1 su un metro quadrato. Questa è la prova che taglia la testa al toro, perché avevamo ottenuto questo stesso valore semplicemente anche dalle misure lineari, mentre invece lo abbiamo ottenuto in questo modo attraverso che cosa? La sezione. La sezione è spazio-tempo. Spazio-tempo dell'unità è un metro quadrato, spazio. Il tempo dell'unità è una frazione di un metro quadrato. Quanto? Quanto? 1 diviso 1444,4, ossia i vincoli. Per cui il valore dei vincoli elevati a meno 1, ossia posti come tempo dell'unità, sono proprio il tempo dell'unità che esiste e che si somma allo spazio dell'unità nella velocità reale della luce. Quindi noi possiamo essere sicurissimi che la sezione media della luce è questa, e che in realtà, essendo una sezione reale, deve contenere spazio e tempo. Come spazio dell'unità una sezione è un metro quadrato, il tempo dell'unità non può essere ancora un metro quadrato. Deve essere una frazione, un tempo di questo metro quadrato.
E abbiamo visto esattamente quanto deve essere questo che è il vincolo di tutto lo spazio, di tutta la realtà, di tutta l'energia della massa, dell'elettromagnetismo e delle condizioni reali dell'elemento unitario atomico nei 10.000, nei 3.000 e nei 100, che sono appunto tutta la realtà atomica, tutto lo spazio 3.000 percorso in positivo e il fronte assoluto 100. Ora c'è un ulteriore controllo che noi possiamo fare ed è questo. Noi abbiamo una regola generale che dice che una massa è 1 nel ciclo 10, percorre 9 e arriva a 10. Di conseguenza tutta l'energia del suo movimento è 9. Se noi ci riferiamo alla formula di Einstein che dice che l'energia è uguale alla massa per la C2 e C2 dovrebbe essere 9, perché la velocità della luce dovrebbe essere 3 e invece non abbiamo 3, abbiamo il quadrato della velocità che è considerata di 299 milioni rotti. Manca qualcosa. Io ho affermato che quello che manca è esattamente l'unità, ossia manca l'unità dell'elettromagnetismo, e ve lo dimostrerò. Allora, qual è il valore che è oggi di C al quadrato? Il valore è il quadrato di 299.792.458 metri al quadrato. Questo è C2, secondo la formula di Einstein. Secondo la formula che dico io, dovrebbe essere invece esattamente 9, rispettare questo valore qui, pulito, essere 9. Quindi 9 come il quadrato di 300 milioni e rotti. Quindi prendiamo il valore, tanto per considerarlo uguale, di 300 milioni, al quadrato. Questo dovrebbe essere il valore esatto e non questo. Allora, se noi facciamo la differenza per vedere che cosa manca, visto che la stiamo facendo proprio alla dimensione unitaria di 1 e 9 qui, dovremmo avere la mancanza di un volume unitario. La differenza tra i valori che accadono qui è un certo quantitativo che risulterà ancora al quadrato. Adesso io i calcoli non li faccio, non li so a memoria, però è un valore x qui che è al quadrato, in cui la radice quadrata di questo numero indica quello che manca. Ebbene, quando noi facciamo la differenza tra il quadrato di 300 milioni, il quadrato di 299 milioni, e la abbiamo, e poi ne traiamo la radice quadrata per vedere che cosa manca in linea, e otteniamo il valore di 1, 1, 1, 5, 7, 1, 5, 5, virgola, io dico lasciamo pure perdere la virgola e concentriamoci su questo valore qui. L'unità elettromagnetica
è data da 100.000 unità. Allora, 1000, 100.000, questa è l'unità dell'elettromagnetismo. Qual è l'unità espressa in questa unità? Sono 111. 111 indica proprio l'unità in rapporto al fronte 100, che si somma al volume 10, che si somma al lato 1, poiché abbiamo che il volume è dato dal prodotto di 100 per 10 per 1. 1000 che cosa è? 100 per 10. 10 volte 1 è 10 per 1, 10. Per 100 è 1000. Quindi ecco qui il volume di un metro cubo che manca, il volume unitario di quel metro cubo ideale, che non è un metro cubo, è l'unità elettromagnetica che manca perché è espressa in valore 100.000. E cosa è questo valore qui? Esprime proprio il valore giusto che deve avere, perché sono esattamente 50.000, come tutto il quantitativo reale 10.000 moltiplicato per le 5 dimensioni elettromagnetiche. Quindi 5.000, 50.000 sono tutta la realtà elettromagnetica, 7.000 è tutto il volume 1000 che si moltiplica per le 7 linee che portano l'indice 3 e il 7 al 10. Poi c'è il 100 che è il fronte unitario 10 per 10, e c'è il 55 che è la quantità elettromagnetica presente in scala decimale, perché prima si presenta una a ciclo 10, poi si presenta l'altra nel valore dell'unità. Quindi il valore elettromagnetico che vedete qui è esattamente il valore unitario, il cui quadrato è esattamente quello che manca nel 299.792.458 al quadrato della velocità della luce C2. Manca esattamente l'unità. Questo che io vi ho insegnato taglia la testa al toro, perché la velocità della luce è questa. Non si può calcolare in realtà, perché in realtà ogni sezione reale, essendo reale, ha spazio e tempo. Se è spazio unitario è un metro quadrato, ma il tempo unitario è una frazione di questo metro quadrato, che aggiungendosi costringe lo stesso volume a percorrere meno spazio, perché è più dilatato proprio per quel tempo. Di conseguenza il tempo che noi ci mettiamo in un secondo è proprio la perdita di tempo legata al valore unitario. Quando noi abbiamo il valore unitario di quei metri, quello è quello che vale come tempo. Certo, l'abbiamo misurato in spazio, e il resto è spazio. Noi non possiamo considerare soltanto di avere nel campo elettromagnetico tutta una lunghezza, quando ne dobbiamo prendere un pezzo per misurare la parte residua. Tutte le volte che noi siamo in questa condizione, ripeto, è una condizione totale, ne dobbiamo prendere una parte per misurare la parte residua. Nel totale c'è anche la parte che io uso, perché se entro in una stanza devo controllare 10 metri quelli da carpentiere e sono lì per terra, ne prendo uno per misurare gli altri.
e controllerò con quello altri 9. Non posso dire che in quella stanza ne esistono 9. In quella stanza esiste anche il metro che io ho usato per misurare gli altri. Ora, in questo caso, quando i fisici usano un metro e credono che vale un metro, no, un metro è soltanto la quantità di 207.542 elevato a meno 1, ossia è un 207.542esimo, questo è un metro. E perché il fenomeno unitario dell'elettromagnetismo sia unitario e non sia così ridotto come è un metro, ce ne vogliono 207.542. Quindi una parte di questo 300.000 viene spesa per configurare l'unità di misura e il residuo, che è la velocità della luce, certo che risulta meno, ma quella totale deve comprendere anche l'unità di misura e quindi è 300 milioni di metri. Questa è la vera velocità della luce. Ora, Zichichi e tutti gli altri che hanno avuto una velocità del neutrino che non ha raggiunto i 300 milioni di metri al secondo, ma ne ha raggiunti non 207.000, ne ha raggiunti appena 6.000 in più, 6.000 sulla differenza di 207.542, il neutrino è andato 6.000 più avanti, ma rimanendo ancora di 201.000 e rotti meno della velocità della luce quando si sapesse che anche l'unità è parte di quella velocità. Quindi questa è la lezione sacrosanta che oggi spiega tutto il fenomeno, ma noi siamo in un mondo in cui questa scuola dovrebbe avere il favore di chi cerca autenticamente delle risposte, ma non ce l'ha. Fino a che non ce l'avrà, potrà anche capitare che per la sua scoperta diano il premio Nobel a Zichichi, che afferma la falsità che il neutrino avrebbe superato la velocità della luce, e non lo danno a chi ha dimostrato che non è vero, e ve lo ha dimostrato in un modo così chiaro che ve l'ho espresso tutto in questa lezione. Arrivederci.